Allora, ultimamente siamo in fase di testing per quanto riguarda il nostro gioco Cat Dimension, ma comunque che sia questo gioco o un altro, l'obiettivo di questo video è mostrare come attivare un gioco via una chiave data da, che ne so, un distributore oppure dallo sviluppatore, eccetera, eccetera. Piccola introduzione. Prima di procedere, Cat Dimension è un gioco platformer che verrà lanciato a breve in Early Access perché speriamo di avere appunto l'aiuto della community per migliorare e per ottimizzare le performance del gioco, soprattutto che visto che sono l'unica persona che testa in questo momento, quindi mi pare logico. Anzi, mi chiedo se uno di questi giorni inizierò a mostrare il gioco via Twitch. Comunque, a parte questo gioco, ce n'è un altro previsto entro la fine dell'anno e quindi niente, abbiamo bisogno del vostro sostegno. E molti di voi mi chiedono come inserire le chiavi per testare il gioco, ovviamente le chiavi che distribuisco per i test. E quindi quando volete aggiungere una chiave Steam, andate sul vostro Steam, che sia in qualsiasi lingua che avete scelto, e qui in basso a sinistra c'è aggiungere un gioco. Quindi aggiungere un gioco non Steam? No. Attivare un prodotto su Steam? Esattamente. Quindi qua fate next, next, sono d'accordo e qui mettete la chiave del prodotto. Una volta che è stato fatto, fate successivo e poi avrete il gioco sulla biblioteca.